Preparati a vestire per il successo. Eh sì, ragazzi, ecco a voi tutte le regole di stile che ogni uomo dovrebbe conoscere. Allora, scarpe specifiche per abiti dai colori particolari. 6 modi per legare una sciarpa. Ci sono delle regole per la moda maschile? Beh, sì, se vuoi essere un vero gentiluomo alla moda, non importa per quale occasione. Allora, ascoltate. Un vero abito da gentiluomo. La cosa principale che ogni uomo deve sapere è che non basta comprare solo un abito. Devi essere in grado di indossarlo correttamente. Quindi, prestiamo attenzione a diversi importanti dettagli. Le giacche possono essere piuttosto complicate e in realtà ci sono delle regole specifiche riguardanti i bottoni. A volte va bene abbottonare il bottone in alto, ma quello in basso deve essere lasciato aperto. Per quanto riguarda il bottone centrale, dovrebbe essere abbottonato in ogni momento. Se stai prendendo un abito monopetto, che è il tipo più comune, può essere di qualsiasi colore. Ma i vestiti a doppio petto, cerca di evitare colori brillanti e tieni sempre la giacca abbottonata, anche quando ti siedi. Non dimenticare il tuo fazzoletto. Ecco il modo corretto di piegarlo. Come assicurarti che un vestito ti stia bene? La cosa principale è evitare di prendere a taglia sbagliata. Assicurati che l'abito non sia troppo piccolo o troppo grande. Le maniche della giacca non devono mostrare troppo le maniche della camicia o coprire troppo la mano. Sicuramente non vuoi che i pantaloni dell'abito siano corti, ma non devono essere così lunghi che si ammucchiano sulle scarpe. Camicia e cravatta. Quando scegli il vestito, inizia sempre con la camicia e non con la cravatta. Inizia scegliendo il colore principale per la tua camicia. C'è una regola importante: il colore principale della cravatta dovrebbe contrastare con la camicia ed il colore secondario dovrebbe completarlo. È anche una buona idea combinare diversi tipi di tessuti e motivi. Per quanto riguarda il nodo perfetto, ecco come fare. Alcuni consigli pratici. Non tirare le maniche in modo che sembrino una fisarmonica. Arrotola le maniche in modo corretto ed elegante, come questo. Pantaloni. I pantaloni possono creare o distruggere il tuo look, quindi devi essere particolarmente attento quando li scegli. Sono disponibili in diverse lunghezze: orlo medio, orlo perfetto, orlo corto e orlo alto alla caviglia. Ma quanti orli? Sta a te sceglierne uno a tuo piacimento. Scarpe. Le tue scarpe dovrebbero essere scelte in base al colore e allo stile dell'abito. Un abito nero può essere indossato solo con scarpe nere. Se l'abito è blu scuro, scegli scarpe eleganti nere, marroni o bordeaux. Un completo grigio scuro è perfettamente integrato con scarpe nere o bordeaux. Per quanto riguarda i completi grigio chiaro, scegli le scarpe nere, marrone chiaro o bordeaux. Un vestito color crema o beige va bene con scarpe marrone chiaro o bianche. Come scegliere le scarpe giuste per ogni occasione? Se hai bisogno di scarpe eleganti per lavoro o riunioni di lavoro, scegli scarpe Oxford o Derby. Anche i mocassini sono belli. Quando hai bisogno di scarpe casual per socializzare e uscire con gli amici, mocassini, bicolore, stivali di pelle o sandali sono eleganti e comodi. Basta sceglierne uno a seconda del tempo. Converse e scarpe da ginnastica sono una buona scelta per uso quotidiano. Scegli scarpe adatte se ti stai allenando o praticando qualche sport. Gli stivali sono disponibili in una varietà di stili. Alcuni sono fatti per l'escursionismo, altri sono migliori per lavoro e alcuni tipi sono pensati solo per sembrare fichissimi. Calzini.
Ogni uomo alla moda conosce l'importanza di scegliere i calzini del colore giusto. Ad esempio, le calze bianche possono solo andare con le scarpe da ginnastica. I calzini sottili monotono sono per le scarpe da sera. E un vero gentiluomo sa che il colore delle calze deve essere abbinato ai pantaloni scelti. Se indossi i pantaloncini, puoi mettere i calzini solo se vai in palestra. Cerca di evitare stampe strane, soprattutto se hai intenzione di uscire. E infine, tieni a casa sempre un paio di calzini nuovi. Vestiti con cui non puoi mai sbagliare. Se non sei sicuro di cosa indossare, non puoi sbagliare con una camicia elegante e un maglione a scollo a B. Stanno bene su chiunque. Puoi anche ravvivarlo e cambiarlo di volta in volta con nuove combinazioni di colori. Parlando di combinazioni di colori. Combinazioni di colori accettabili. Ci sono alcuni colori che si completano a vicenda, altri che non si abbinano e che ti faranno sembrare fuori posto. Ora, come colore principale del tuo vestito, non puoi mai sbagliare con il bianco. Sia i toni chiari che quelli scuri lo accompagneranno. Per quanto riguarda gli altri colori, combinali come segue: beige con nero, marrone, rosso o verde. Blu cielo con marrone, verde scuro, viola scuro, rosso e beige. Rosa con viola, beige, blu cielo e blu navy. Giallo con nero, marrone, blu cielo e blu navy. Arancione, davvero, con bianco, giallo, nero e verde scuro. Nero con bianco, beige e altri toni chiari, ma non pastelli. Marrone con bianco, beige, nero, rosso e verde scuro. Blu scuro con bianco, beige, giallo, rosso e verde. Verde scuro con bianco, beige, blu cielo, blu scuro e nero. Rosso con bianco, beige, blu cielo, blu navy, nero e marrone. Viola con bianco, beige, blu cielo, rosa, blu e marrone. Indumenti che è meglio evitare. Jeans stretti possono rendere le gambe troppo magre. Le magliette larghe sembrano sempre sciatte. Maglie con un profondo scollo a V ti fanno il collo da giraffa. Se di scarpe porti il 43 e oltre, evita scarpe tipo Converse. Potresti sembrare buffo. 6 modi per indossare una sciarpa. Chi lo sapeva che c'erano tanti modi eleganti per indossare una sciarpa? Nodo francese. Doppio giro. Incrocio formale. Nodo ascot. Giro classico. Doppio giro. Acconciature. Un vero gentiluomo sceglie la sua pettinatura in base alla forma del viso. Se hai un viso rotondo, mantieni la maggior parte del volume in alto. Quelli con un viso quadrato dovrebbero scegliere tagli di capelli classici con una riga laterale. Una forma rettangolare sta bene con acconciature ben proporzionate. Non ci dovrebbero essere troppi capelli in alto e nemmeno troppo corti ai lati. Un viso a forma di diamante avrà un aspetto migliore quando circondato da capelli di media lunghezza tenuti di lato. Gli uomini con visi triangolari dovrebbero optare per stili più lunghi con una frangia scompigliata. Un viso ovale avrà un aspetto migliore se i capelli sono tenuti fuori dalla fronte e con più volume in alto. Per quanto riguarda le pettinature più popolari al giorno d'oggi, puoi provare un sottotaglio. I lati e la nuca del collo sono completamente rasati. I capelli in cima sono più lunghi e pettinati all'indietro. Questo taglio si adatta a qualsiasi tipo di capello. Uomo cipolla. Ah, lo stile che ha distrutto gli stereotipi di genere su chi può e non può indossare una coda di cavallo. Tutti i capelli sono legati sulla parte posteriore della testa.
un nodo in alto. È un po' difficile starci bene, ma se ci riesci, sembrerai sempre alla moda. Con dissolvenza. Probabilmente puoi indovinare dal nome. I capelli qui sono più lunghi e lentamente si affievoliscono e si accorciano man mano che si avvicinano al collo. E comunque non puoi mai sbagliare con i classici. Riga di lato. Questo stile è senza tempo. I capelli sono pettinati dolcemente di lato. Stile Pompadour. I capelli sono spazzolati indietro dalla fronte e si alzano leggermente. Le tempie e la parte posteriore della testa dovrebbero essere rasate corte. A spazzola. Questa è una transizione graduale dai capelli più lunghi in alto ai capelli più corti sulla nuca e sulle tempie. Quindi, adesso ti senti stiloso? Conosci altri segreti di stile per gli uomini? Facci sapere nei commenti qui sotto. Condividi questo video con i tuoi amici e ricorda di premere il pulsante mi piace. Iscriviti al nostro canale. Abbiamo tonnellate di video su tutto ciò che vuoi sapere, qui su Il Lato Positivo.